A me non mi è mai dispiaciuto essere spregiudicato. Hello, don't do anything, because I, Adrian, I guarantee you. Hello. I bless you. But listen to me. Spregiudicato vuol dire di non mettere i paletti davanti al Dio che viene, all'avventura. A me è piaciuta sempre l'avventura, nel senso però etimologico della parola, adventus, un qualcosa che viene, che quindi non c'era. E allora mi piace andare verso ciò che viene. Buonasera, dottoressa Bensi. Buonasera, grazie di essere venuto. Prego. Raccomodi accanto all'onorevole Mussolini. Allora, don Bensi, che l'anima dell'associazione Giovanni XXIII, parte da un punto fermo. Non esistono donne che vogliono fare le prostitute. Sì. Ma ne hai convinto? No, do anche la dimostrazione. Cioè, nessuna donna nasce prostituta. Gli ultimi tempi lui li ha voluti spendere dormendo dove dormono i senza tetto. Quindi ultimo tra gli ultimi. Naturalmente è un santo con il quale io ho litigato abbastanza, insomma, perché? Perché lui voleva abolire la prostituzione. E io ho tentato, invano, di spiegargli che la prostituzione non si può abolire. Voi politici mi fate paura. Ragionando così, il governo deve dare lavoro, cultura, salute. Adesso volete mettere queste donne nei vicini. Don Bensi, lui i zingari li vuol mettere in casa degli altri. I zingari, Don Bensi, se li tiene a casa sua, se gli rendono tanto. Nella misura che voi scacciate il diverso e non lo volete vedere, voi scacciate anche i vostri figli. La mia maestra, Olga Baldani, un giorno ha parlato dei pionieri, degli scienziati e dei sacerdoti. E allora io sono rimasto come incantato. Sono andato a casa, seconda elementare. Ho detto alla mia mamma, ma non fai preto. Mamma, io mi faccio preta e non ho più cambiato.